Buongiorno, benvenuti a tutti i colleghi, sia in presenza fisica sia a coloro che sono collegati con noi online dalle loro diverse postazioni. Siamo qui per presentare la 30ª edizione di Tipicità, 30 edizioni, un traguardo molto importante che cade in un momento molto importante, in un momento in cui è ora di tornare a raccontare dal vivo i prodotti e il territorio delle Marche. No, noi tutti sentiamo questa esigenza per lungo tempo repressa. Ecco, dobbiamo tornare a comunicare al mondo l'eccellenza marchigiana. Abbiamo già iniziato da Dubai, quindi abbiamo anche in grande stile ripreso le escursioni, tra virgolette, che facevamo, i rapporti con altre realtà interessanti del mondo. Questa 30ª edizione nasce con la formula tradizionale, ma con un format completamente nuovo, adeguato ai tempi, adeguato alla situazione. Lo facciamo in 10.000 metri quadrati del Fermo Forum, con 130 produttori e territori presenti. In oltre 80 eventi e con un press tour per la stampa di settore che toccherà diverse realtà interessanti della regione come ogni anno. Anche questo si era interrotto chiaramente nei 2 anni in cui, mi piace precisarlo, non siamo stati inattivi. È diminuita la fisicità, non è stata annullata perché abbiamo varato un'edizione digital di tipicità a metà tra digitale e fisico. Ovviamente il fisico era relativo alle normative vigenti, quindi quel tanto fin dove ci potevamo spingere. Questa 30ª edizione nasce con una squadra compatta, regione. Ringraziamo il presidente Acquaroli anche per questa sua disponibilità sia della location che della sua presenza. La Camera di Commercio delle Marche, l'ANCI, gli enti locali, le categoria e ben 40 partner privati, aziende private. Per tipicità abbiamo scelto 3 narratori molto noti, ma che sono molto legati alle Marche e che le conoscono molto bene, soprattutto conoscono molto bene il mondo di tipicità. Marco Ardemagni da Caterpillar di Radio Rai, Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5, Mediaset e curatore della rubrica Gusto, e poi Tinto, Nicola Prudente in arte Tinto, anche lui da Radio Rai con Decanter, ma anche con una trasmissione dalla 7 televisiva, Mica Pizza e Fichi. Il padiglione espositivo si struttura in 5 aree. Autochton, che è l'area dei vini, sono tutte aree molto specializzate, molto direi tecniche. Autochton perché ospita i nostri vini con particolare riguardo ai vitigni autoctoni di questa regione. Poi la biocreatività, dove si parla appunto di biologico, anche di novità in questo settore che vede la regione Marche come uno dei distretti più importanti, direi, del mondo, il più importante d'Italia. Sì. Lievito e fermento, ecco, questa è un'area anche evocativa, perché parliamo di fermento anche in senso metaforico, no? Lievito e fermento, dove ci sarà spazio per le farine da grani antichi, anche qui parliamo di autoctoni. Ma anche di lievito madre, di pizza, di panificazione, di pasticceria, ci saranno presenti queste figure professionali, ma anche chef e naturalmente tutto quello che è connesso a questo mondo, non so, bibite particolari, birre, tutto ovviamente, è inutile sottolinearlo, made in Marche. Poi c'è, non poteva mancare quello che è, tra virgolette, il tempio della cucina. Parliamo dell'Accademia di Tipicità, di questa cucina a vista, dove si esibiscono tradizionalmente talenti e anche stellati, parliamo di chef. E poi abbiamo le aree congressuali,
di approfondimento con confronti a livello nazionale e internazionale. Ecco, ricominciamo anche a riprendere i rapporti con altre realtà, sia italiane che estere, che in passato hanno fortemente contraddistinto la manifestazione. Elemento di legante, di rapporti con altre realtà territoriali per creare sia relazioni nel campo commerciale ma anche turistico e culturale. Con noi ci saranno Toscana, Umbria, quindi abbiamo un po' ricostruito quell'Italia di mezzo che oggi va molto, no? E che si presenta come un'unica meta, direi quasi come un'unica destinazione, parlo all'assessore regionale al turismo. E poi ci saranno tre realtà, Legnago o Foligno, Legnano. Legnano, famosa Legnano, Foligno, e che confermo condividono, oltre che legami, il palio, quindi saranno presenti tre pali, e quindi ed anche San Miniato, appunto, per la Toscana. Poi analizzeremo quello che si muove nei territori, ma lo faranno soprattutto le associazioni di categoria molto attive a questo riguardo, Col Diretti, Confartigianato, CNA, Confcommercio, che presenteranno le cosiddette chicche del saper fare locale, sia in tema agricolo che artigianale. Poi tipicità torna sulla terra viva, diciamo così. Abbiamo previsto anche una salutare passeggiata che ha un duplice significato, una passeggiata che dal Fermo Forum conduce alla fattoria sociale di Monte Pacini, che è a poche centinaia di metri, quindi si può andare anche a piedi, in pochi minuti si arriva a questa fattoria e si va a mangiare sull'Aia. Sull'Aia con ragazzi veramente speciali che serviranno a tavola, un menù d'autore che è supervisionato dallo chef di territorio, ma è uno chef famoso anche oltre i confini regionali, che è Aurelio Damiani. Ecco, questo è in sintesi quello che si svolgerà nella tre giorni, ma poi ci apriremo al mondo, speriamo, ecco, che si riparta anche, tant'è vero che alla BIT, pochi giorni della settimana successiva, presenteremo la nuova edizione del Grand Tour delle Marche, che ha un padiglione specifico dentro di Bicità, che ospita i territori, una delle cinque aree di cui vi parlavo prima e poi mi sono stoppato, questa è la quarta, la quinta è il mercatino tradizionale dove i visitatori possono acquistare direttamente dai produttori specialità di nicchia. Ecco, io ho concluso, poi magari successivamente se ci sono domande di approfondimento risponderemo. A questo punto cedo la parola al sindaco di Fermo. Fermo è il comune di Fermo, è l'ente organizzatore di tipicità da 30 anni, quindi è l'organizzazione istituzionale. Poi chiederemo al presidente di trarre le conclusioni. Prima sentiremo anche il direttore generale di Banco Marchigiano, Marco Moreschi, che è project partner della manifestazione. Prego, sindaco. Sì, molto brevemente, ci risiamo, e questo è come oggi rivediamo tante cose che per anni sembravano scontate, normali, insomma, quotidiane o annuali in questo caso, ma le andiamo a riscoprire, perché riscoprenderle dal vivo dopo due anni di blocco sarà comunque una vera e propria emozione, magari no, non la stessa emozione che avevamo visitarla quotidianamente. Quindi l'invito è ad esserci, queste presenze anche di realtà anche straniere, no? Che saranno presenti,
tra l'altro e anche altre italiane, significa che tipicità sta facendo conoscere la propria, il proprio brand in, diciamo sempre di più, e questo credo che sia una cosa importante per il territorio, perché è importante uscire con tipicità, e che tipicità e quindi il Fermano e le marche possano essere ben visibili all'estero o in altre parti d'Italia, dove è bene farci appunto conoscere, proprio per, tra virgolette, aggredire il target, no, turistico, con la nostra enogastronomia, che anche con le leggi di valorizzazione, no, che c'è stata, che è passata poco tempo fa, è un cavallo di battaglia del nostro turismo. Quindi l'invito è esserci, ringrazio per tutto il lavoro anche l'assessore al turismo qui presente, Annalisa Cerretani, e ovviamente ringrazio tutti i partner dalla regione, che c'è in maniera importante, ai tanti altri partner, per tutti, insomma, il Banco Massisano e Marco Moretti, che sta credendo in queste momenti difficili, per cui era difficile credere, no, in un momento di stop generale, così. E questo potrebbe essere anche un momento per ragionare sulla nostra economia, sulla nostra economia a chilometro zero, che oggi sempre più può essere importante anche per i nostri risparmi, insomma. Grazie a Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, che ha tra l'altro appunto citato le presenze internazionali. Ci saranno delle incursioni, diciamo così, da Londra e anche dal Quebec, e questa è particolarmente significativa, perché proprio alla vigilia della pandemia avevamo compiuto un'importante missione a Montreal, con grosse prospettive sotto tutti i punti di vista, anche perché quella regione del Canada vede con particolare attenzione il vivere all'italiana, ci segue con grandissima attenzione, e ci sono tanti marchigiani che in quei giorni abbiamo incontrato. L'abbiamo fatta proprio a metà novembre del 2019, questa missione. Non l'abbiamo interrotta, perché durante la pandemia siamo tenuti in contatto, i contatti sono caldi, e verrà a TPC console generale d'Italia a Montreal Silvia Costantini, quindi da sottolineare anche questa ripresa dei rapporti internazionali. Cedo la parola a Marco Moreschi, direttore generale di Banco Marchigiano. Grazie anche da parte mia. È un piacere rinnovare questa che ormai è una partnership consolidata con tipicità. Che, come diceva l'ormai amico Paolo Calcinaro, è nata in momenti difficili, ma probabilmente proprio per questo si è fortificata a tal punto da poter ragionare di lungo periodo. In aggiunta alle bellissime cose che vi ha raccontato il direttore di tipicità, magari vi racconto che abbiamo condiviso di anticipare questa 3 giorni di festival con un appuntamento dal taglio esclusivamente economico, che abbiamo voluto intitolare Rievoluzione, convinti del fatto che questa regione, sotto il profilo economico, e i suoi imprenditori, che sono tanti, variegati, complicati, ma ricchi di intelligenza, quelli che gli americani chiamano know-how, ma molto più bello chiamare intelligenza, hanno però bisogno di concentrarsi su come approcciare questo che indiscutibilmente sarà un nuovo futuro. Con partner, con relatori che potranno, mi auguro, offrire degli stimoli estremamente concreti, partendo dal direttore della Banca d'Italia di Ancona, che fotograferà la situazione congiunturale dell'imprenditoria marchigiana in modo aggiornato, con il rettore della Politecnica di Ancona, che ragionerà su come anche una piccola impresa può investire in innovazione, come questo sia effettivamente un elemento fondante per approcciare il nuovo futuro. E poi altri imprenditori che parleranno di nuova dimensione, di nuove forme di approvvigionamento in termini di liquidità, ecco, per offrire una serie di spunti che possano poi creare questo confronto che è nato l'anno scorso con l'Hub Ambrosetti, che, vi ricordate, io ho sempre sottolineato voler essere non un appuntamento a sé stante, ma l'inizio di un ciclo di appuntamenti che possono approfondire
l'approccio al futuro e che avverrà con questo secondo step il 1° aprile all'interno del Firmo Forum. Grazie. Grazie a Marco Moreschi, direttore generale di Banco Marchigiano, dicevo all'inizio project partner di tipicità di Fermo, ma anche di altre iniziative che facciamo insieme nel corso dell'anno. Ecco, un istituto che crede molto in questo genere di attività. A questo punto la parola al padrone di casa, al governatore Francesco Acquaroli. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere qui a presentare questa bella eccellenza della nostra regione. Un saluto a tutti gli ospiti, in particolare al sindaco di Fermo e all'assessore che sono qui con noi oggi, Paolo Calcinaro, che da sindaco può vantare veramente 30 anni di una manifestazione che è cresciuta talmente tanto da essere naturalmente uno dei punti di riferimento più importanti della nostra regione. Perché è una manifestazione che ha saputo aggregare, mettere insieme le eccellenze, le ha sapute anche mostrare e le ha sapute anche esaltare. Questo è importante perché in un territorio come il nostro, spesso condizionato dai campanili, da anche una logistica difficile, in tipicità si ritrova la sintesi di quello che la nostra regione offre in termini enogastronomici, ma non solo in termini enogastronomici, in termini proprio di eccellenze. È una manifestazione che potrebbe essere il biglietto da visita ideale della nostra regione, ma può essere anche il momento dove noi possiamo inorgoglirci, perché in questa manifestazione ritroviamo anche aspetti e prodotti che magari normalmente non è facile trovare. Ecco, in questo senso veramente la gratitudine va a voi che ci avete creduto, va a voi che avete strutturato un'azione forte e precisa anche al di fuori della nostra regione, e va a voi perché grazie al vostro contributo la regione oggi può usufruire di questo strumento come elemento di promozione di quello che noi siamo. In questa fase complicata della pandemia non è stato possibile viverla di persona, però ho delle immagini bellissime delle stagioni della tipicità passata. Speriamo che da quest'anno possiamo realmente tornare a viverla, nonostante la bellissima edizione digital, possiamo tornare a viverla in presenza, perché così significherebbe anche gustarne l'essenza vera, che è quella della socialità, dell'incontro, dello stare insieme anche in maniera spensierata, della curiosità, della forse più bella caratteristica marchigiana italiana, che è quella appunto di trascorrere qualche ora in compagnia. Dal punto di vista invece della potenzialità, ritengo che da assessore al turismo, ritengo che la forza di questa manifestazione sta nel dare uno spaccato di quello che noi siamo. E quello che a me dispiace è che girando la nostra regione mi accorgo delle tradizioni, delle eccellenze che rischiano di essere perdute. Mi accorgo di quanti prodotti rischiano di essere magari raccontati o non utilizzati per quello che veramente potrebbero essere. E noi dobbiamo invece fare un grande sforzo, perché nel rispetto di tutte le altre identità e di tutte le altre tradizioni, credo che noi possiamo vantare un numero enorme di eccellenze su cui far anche leva per dare quella possibilità di attrazione in più rispetto ai turisti, ma anche rispetto al commercio. In un momento dove c'è una crisi che è occupazionale, è globale, dettata anche dalla pandemia, dalle conseguenze della pandemia, oggi dalle conseguenze della crisi ucraino-russa, si è importante ed è un elemento fondamentale quello di riscoprire le opportunità che nascono dal nostro territorio. E il nostro territorio può veramente riscoprirsi anche dal punto di vista commerciale grazie a tanti prodotti che ben confezionati possono assolutamente essere attrattivi e un elemento di crescita economica e occupazionale. Grazie a voi, ci vediamo praticamente sabato mattina per l'inaugurazione.
Grazie al Presidente Francesco Acquaroli anche per le sue parole di apprezzamento per la manifestazione che non da Presidente della Regione precedentemente ha seguito da visitatore, no? Come ci ha detto, ci ha ricordato più volte. Bene, a questo punto se c'è qualche domanda di approfondimento o tanto ai colleghi in presenza che a quelli digital, in digitale, siamo tutti e quattro a disposizione. Se posso, ne avrei una veloce per il Presidente. Una domanda. Presidente, ho questa domanda qui per lei. Dica. Visto che si parla tanto, no, di brandizzazione della regione, voi avete lanciato, no, Land of Excellence, però tipicità non potrebbe essere... No, abbiamo lanciato, scusi, non ho capito. Siccome si parla di brandizzare la regione, quindi anche nella sua immagine del turismo, la regione ha lanciato adesso Land of Excellence come nuovo marchio da inserire nelle varie iniziative. Tipicità non potrebbe diventare un perno reale, cioè una parola che entra dentro proprio le iniziative della regione Marche? Allora, Brand of Excellence è il marchio che si è lanciato sulle campagne di internazionalizzazione sulle fiere. In sostanza, quando noi andiamo a Dubai, nel padiglione Marche mettiamo il brand che riguarda la commercializzazione. Non è il brand della nostra regione che sarà invece mostrato a brevissimo alla BIT. E quindi in anteprima non possiamo dirlo. Sicuramente tipicità rappresenta una bella eccellenza. Era il collega Vitali, direttore della provincia di Fermo. Raffaele Vitali, che ringraziamo. Ci sono altri interventi? Buon consiglio. Grazie al Presidente.